pronto, poi tagliare. Questo è lo schizz del latte muto stamattina, poi si caglia a temperatura di mungitura, 38 gradi, adesso si rivolta per l'asciugatura e poi il pomeriggio è già pronto per cucinare. Questo non va sale, non va niente, è un formaggio dolce, non è ancora un formaggio, è cagliata, che se fosse formaggio fila come la mozzarella. Ed è pronto oggi pomeriggio per andare in cucina? Oggi pomeriggio è pronto per andare in cucina e stasera si può mangiare. Nella cucina del territorio di Valdobbiadene ci sono diversi prodotti, tra cui formaggi, salumi e la polenta. E uno di questi piatti della tradizione del territorio è appunto lo schizz, il formaggio schizz con la polenta e i funghi. Lo schizz intanto è un formaggio prodotto e cotto in giornata che viene tagliato a quadratini, viene posto sulla padella preriscaldata, fatto rosolare e viene fatto evaporare lo scolo del formaggio appunto. Intanto viene preparato un pentolino con l'acqua per la polenta, fatta bollire, salata. In precedenza vengono preparati i funghi. Prendiamo una casseruola, gli mettiamo un po' di olio di oliva, lo spicchio di aglio che dopo viene tolto, mettiamo appunto i funghi e alla fine il prezzemolo, lo lasciamo cucinare per qualche minuto. Per i funghi usiamo i finferli e i porcini. Ma torniamo al nostro formaggio. Una volta evaporato lo scolo del formaggio, versiamo un po' di panna nella padella e la facciamo ritirare finché si riduce, che esce una cremina densa, semidensa, e il formaggio è pronto. Nel frattempo prepariamo la nostra polenta. Versiamo a pioggia la polenta nella pentola di acqua che sta bollendo, con una frusta e diamo una mescolata abbastanza veloce e affinché diventa una crema densa, dura, e andiamo a mescolare, a finire la cottura con il mestolo per 45 minuti. Andiamo ad impiattare, mettiamo per prima la polenta, poi un mestolo di funghi, 4 pezzetti di formaggio schizz con un po' di sughetto sopra. E buon appetito!